e grazie soprattutto per le parole spese da tutti. Siamo tutte aziende, come ha detto Rosa, medio-piccole, che lavorano in maniera appassionata. Noi realizziamo questo prodotto, non a fini di lucro, purtroppo, Non si perché non può, si può. si deve chiudere. Sì. Perché il nostro, come il prodotto che realizza Rosa attraverso il grano Cappelli, è un prodotto di nicchia, un prodotto realizzato alle falde del Vesuvio, dove il terreno è generoso perché ci dà la possibilità di realizzare un prodotto di grande qualità, ma con una piccolissima resa. Ogni pianta produce massimo 300 grammi di prodotto. Piantiamo le piante ad aprile e finiamo la raccolta ad agosto. E dal momento in cui le piante vengono prese dal polistirolo in cui vengono messi i semi che ogni anno ricaviamo dai nostri stessi pomodori, selezionandoli ovviamente con molta cura e attenzione, dal momento in cui li mettiamo in campo ad aprile, le nostre giornate diventano interminabili, soprattutto quelle di mio marito, che praticamente è dedito a questa attività perché è una pianta che richiede una grande attenzione, va scimata, va legata, va curata e va seguita con molta attenzione. Non è un prodotto che appunto, come vi dicevo, dà grandi quantità, ma un prodotto di grande qualità. Ma quali sono le sue origini, Cristina? Le sue origini, allora, è un pomodoro che nasce nell'area vesuviana e che adesso, grazie al DOP, quindi alla denominazione di origine protetta, può essere realizzata solo in determinati territori che sono alle falde del Vesuvio. È un pomodoro che nasce nella tradizione e ha il pizzo, quindi ha la caratteristica che ha questa punta molto accentuata, ha una buccia molto spessa e la caratteristica è che si può conservare durante il periodo invernale. Noi oggi, purtroppo, perché non abbiamo iniziato ancora la raccolta, non vi abbiamo